Bene, buongiorno. Lezione numero 13. Oggi terminiamo la parte di complessità. Quindi, perché stiamo facendo quello che stiamo facendo? Ricordo che l'obiettivo è sempre quello di capire come mai algoritmi che risolvono lo stesso problema hanno un comportamento così differente in termini di complessità temporale, cioè quanto tempo impiegano per svolgere il compito per realizzare la soluzione. Abbiamo preso come esame il problema dell'ordinamento di un vettore, un array, una sequenza di elementi, e abbiamo visto che ci sono diversi algoritmi, tra cui quelli che voi conoscete, insertion sort, selection sort e bubble sort, che impiegano tantissimo, tantissimo se confrontati con altri che invece ne impiegano 1.000 volte meno tempo, addirittura anche decine di migliaia di volte meno tempo, dipende dalla quantità di dati in ingresso. Quindi abbiamo introdotto nelle lezioni precedenti lo strumento della complessità asintotica, che in sostanza è uno strumento che ci consente di dividere gli algoritmi in classi di complessità a seconda appunto del numero di passi di calcolo svolto da questi algoritmi, e quindi questo ci consente di predire la complessità temporale, cioè quanto tempo impiegheranno. Chiaramente un algoritmo che ha una complessità lineare impiegherà molto di meno di uno che ha una complessità quadratica se il numero di dati d'ingresso n è molto grande. Ovviamente ricordiamo che se i dati d'ingresso sono piccoli, quindi 10, 100, insomma, pochi dati d'ingresso, queste differenze non si notano, almeno non sono così marcate. Abbiamo visto strumenti per calcolare la complessità computazionale di algoritmi non ricorsivi, quindi tradizionali, iterativi, che hanno i cicli, i for, ma quello che abbiamo iniziato a fare ieri è come facciamo a calcolare invece la complessità di algoritmi ricorsivi. Questo è il problema che ci siamo posti. Ad esempio, un algoritmo ricorsivo che già abbiamo visto, conosciuto e analizzato anche nella sua simulazione nel calcolatore è quello della ricerca binaria, cioè di un elemento in una sequenza ordinata. E ieri abbiamo introdotto un possibile modo per analizzare questo algoritmo. Sicuramente la prima cosa da fare è scrivere le equazioni di ricorrenza, questo vale per tutti gli algoritmi ricorsivi. C'è un'equazione che mette in relazione la complessità computazionale, che non è quella asintotica, la T di n è quella computazionale, la asintotica è quella con la O grande oppure la sigma oppure la teta. La complessità asintotica dell'algoritmo ricorsivo, essendo ricorsivo, sarà funzione della stessa complessità asintotica, ma su un insieme di dati ridotto, perché la ricorsione così funziona. Riduco i dati per risolvere il problema quando i dati sono troppo piccoli, esempio n uguale 1 nel caso della ricerca ricorsiva, cioè un solo elemento, o è quello o non è quello da cercare. Quindi questa equazione di ricorrenza si può scrivere, si può, per tutti gli algoritmi ricorsivi. Infatti, ieri l'abbiamo scritta anche per io queste lavagne dove metto i calcoli che faccio come se ci fosse una lavagna, le salvo nella cartella del corso. Quindi queste cose le trovate dove le trovate in ovviamente su Google Drive, modulo C tecniche algoritmiche, le trovate proprio qui accanto alle slide. Quindi anche questo lo trovate. Dicevo, abbiamo scritto anche l'equazione di ricorrenza per l'algoritmo di Fibonacci, che non è in una forma molto comoda, lo vedremo a breve con uno dei metodi per risolvere la complessità di algoritmi ricorsivi. In sostanza, ragazzi, a volte è necessario utilizzare metodi un po' più scomodi per calcolare la complessità di algoritmi ricorsivi. Per esempio, l'albero di ricorsione, che però noi non facciamo perché si usa un po' più raramente. Più frequentemente invece si usano metodi come iterazione, sostituzione e teorema master. Il metodo dell'iterazione, l'abbiamo visto ieri, consiste nello srotolare la ricorsione. Quindi, se l'equazione di ricorrenza è t di n c più t di n mezzi, allora di conseguenza applico questa stessa formula per calcolare c t di n mezzi. Quindi t di n mezzi sarà uguale a c più t di n quarti. Mettendo questa cosa in catena si ottiene, non sempre, non è garantito, però si potrebbe ottenere una regola di progressione. Questa regola di progressione la dobbiamo vedere noi. In questo caso si vede che C nel primo passo di calcolo è 1C,
poi diventa 2C, poi diventa 3C al terzo passo di calcolo, al primo passo di calcolo TDN mezzi, poi diventa TDN quarti, poi diventa TDN ottavi, e quindi noi desumiamo questa regola come all'iesimo passo di calcolo I per C più T DN diviso 2 alla I, quindi 2 alla 1, 2, 2 alla 2, 4, 2 alla 3, 3 passi di calcolo, 8. I è l'esimo passo di calcolo, però i passi di calcolo non vanno all'infinito, la ricorsione si ferma quando l'insieme da esaminare, cioè quello che sta dentro la T, cioè l'insieme di dati N diviso 2 alla I, è uguale a 1, perché se è 1, allora io so che l'elemento da confrontare è soltanto 1. Quindi questa è un'equazione esponenziale semplice in cui la soluzione è I logaritmo di base 2 di N, allora inserisco I logaritmo di base 2 di N in, nella formula trovata e ottengo finalmente la complessità computazionale asintotica stavolta con la O grande, perché trascuro quella costante, trascuro le costanti moltiplicative. Ho voluto ricapitolare perché mi sono accorto con un vostro studente, con un vostro collega, che magari non era del tutto chiara questa slide, l'ho modificata, adesso spero che sia più chiara, non appare più la sommatoria perché non era assolutamente necessaria in questo caso, e appare, c'è anche qualche commento aggiuntivo. Un altro possibile metodo per trovare la complessità degli algoritmi ricorsivi è utilizzare il principio di induzione matematica. Non so se l'avete utilizzato, penso di sì, ci sono alcune dimostrazioni di teoremi che sfruttano l'induzione matematica, anche nella teoria dei sistemi, dei controlli automatici, quindi cose che comunque appartengono a questo percorso di laurea, e anche noi in questo caso usiamo il principio di induzione matematica. Vi ricordate come funziona l'induzione matematica? È una delle cose che si insegna nel primo, forse la prima lezione di analisi 1. Innanzitutto, cosa vogliamo dimostrare? Ci serve un'ipotesi induttiva, cioè il principio di induzione parte praticamente già dalla soluzione, è una dimostrazione che quella soluzione è una soluzione vera e dimostrata, quindi la soluzione bisogna averla già in mano. So che questo è brutto, che significa? Per tentativi, ragazzi, un po' come in questo caso, tentiamo e vediamo se arriviamo ad una cosa che ha una forma, e se ci arriviamo allora risolviamo. In questo caso il tentativo consiste nel ipotizzare la complessità. Ora ragazzi, le classi di complessità non sono tante. Logaritmo di n, radice di n, n, n log n, n quadro, n cubo. Sì, è vero, ci si può sbizzarrire in cose un po' più esotiche, tipo n log n log n, però alla fine le classi di complessità sono più o meno quelle. Quindi uno ci prova... anche rispetto a uno quello che da cosa è ispirato, cioè ci prova e come principio di induzione può vedere se quella soluzione proposta è una vera soluzione. Per esempio, data questa equazione di ricorrenza, non è la stessa di prima, eh? Prima era C più T di N mezzi, questa è N più T di N mezzi, e uno dice, vabbè, ma che cambia a posto di C c'è N? E noi vedremo che il risultato sarà completamente diverso. T di 1 uguale 1, quindi questa è l'equazione di ricorrenza in questa forma, ok? Per n uguale 1, per n maggiore di 1, in quel caso è n più t di n mezzi. Ipotesi induttiva, cioè noi, è un punto di domanda questo, ma per caso la nostra t di n ha una complessità asintotica o di n? Cioè è classe lineare questo algoritmo? Se è classe lineare, applicando la definizione di O di n, O grande, significa che... ci deve essere una costante moltiplicativa tale che T di N è maggiorata da C per N. Questo ci dice la nostra notazione grande. Per un certo N, da un N in poi, però quello che è importante trovare è la C. Esisterà mai questa costante tale che la nostra T di N è maggiorata da C di N, C per N? Principio di induzione come funziona? Deve funzionare questa ipotesi induttiva, deve essere verificata per il passo base e per il passo induttivo. È un po' come il domino, mettete tante tessere uno vicino all'altra per vedere se funzionerà, cioè che voi fate cadere una tessera e tutte quante cadranno, si deve verificare due cose. Primo, che la prima tessera è nella posizione giusta e voi effettivamente la fate cadere, e che tutte le altre tessere siano rispetto l'una alle altre ad una distanza tale che cadendo anche la tessera successiva cadrà. Quindi questo è un modo rozzo di spiegare l'induzione.
Se ogni tessera è adiacente alla successiva ad una certa distanza, allora ho la sicurezza che cadendo una tessera cadrà anche la prossima farà cadere quella prossima ancora, e quindi la soluzione, in questo caso matematica, sarà vera per ogni n. Questo ci dice il principio di induzione. Quindi il passo base è t di 1. È vero che t di 1 è minore o uguale di c per n? T di 1 è uguale a 1. N uguale 1, 1 è minore o uguale di c per 1? Esiste una certa c tale che 1 è minore o uguale di 1? Beh, qualunque c appartenente all'insieme di numeri naturali positivi, assolutamente sì. Se ci metto 1, 1 è minore o uguale di 1, se ci metto 2, 1 è minore o uguale di 2, eccetera, eccetera. Quindi passo base verificato, lo mettiamo da parte. Passo induttivo. È vero che t di n, cioè n più t di n mezzi, è minore o uguale di c per n? Questo dobbiamo verificare. Sarà vero questa cosa qui? Vediamo. Applichiamo l'ipotesi induttiva, cioè n più t di n mezzi. T di n mezzi per ipotesi induttiva è minore o uguale di c per n mezzi. Quindi se t di n mezzi è minore o uguale di c per n mezzi, allora n più t di n mezzi sarà minore o uguale di n più c per n mezzi. Ok? Ho applicato l'ipotesi induttiva a t di n mezzi. Quindi a questo punto ho t di n che è minore o uguale di n più c di n mezzi, raccolgo a fattor comune, quindi 1 più un c mezzi per n. Questo mi chiedo, è minore o uguale di c per n? Questo è quello che devo verificare. Beh, n minore o uguale di c per n significa solo se 1 più c mezzi è minore o uguale di c, affinché valga questa disequazione. Quindi devo risolvere questa disequazione per c. Ha una soluzione questa disequazione? Assolutamente sì. Se scelgo c maggiore o uguale di 2, questa disequazione è verificata, quindi questa è verificata, e quindi ho verificato che t di n è effettivamente minore o uguale di c per n se applico l'ipotesi induttiva al passo n mezzi. Quindi la tessera del domino precedente, se lei cade, anche t di n, tra virgolette, cade. Quindi se è vera l'ipotesi induttiva per t di n mezzi, allora è vera anche per t di n, l'ho appena verificato. Quindi il passo base è verificato per ogni c, il passo induttivo è verificato per c maggiore o uguale di 2, quindi dico, scelgo la mia costante c maggiore o uguale di 2, che verifica entrambi il passo base e il passo induttivo, e quindi la mia TDN è una O grande di n. Bene, ragazzi, questo è l'unico esempio che facciamo, un po' perché comunque l'induzione richiede un po' più tempo per funzionare, ma poi perché voglio presentarvi un altro metodo che è quello che si usa nella stragrande maggioranza dei casi. Quindi ripetiamo, metodo di iterazione, proviamo a srotolare l'iterazione, se vediamo la ricorsione, se vediamo una forma nota, riusciamo a poi risalire alla soluzione. Il metodo della sostituzione usa l'induzione matematica, quindi vado a tentativi, mi chiedo se la nostra TDN è una O grande di n, il principio di induzione ci dà tutti gli strumenti per verificarlo. Se noi lo verifichiamo, allora siamo contenti e abbiamo risolto. Poi c'è un terzo strumento, che è quello, come vi dicevo, più usato. Sembra brutto da vedere, pieno di formule, pieno di roba, ma in realtà, ragazzi, è molto facile, perché è un teorema che la cui dimostrazione richiederebbe 2 o 3 lezioni, ovviamente non abbiamo il tempo noi. Mi dispiace darvi un teorema senza dimostrazione, però questo non è un corso di matematica, non possiamo usare il nostro tempo per fare dimostrazioni matematiche. Quando faremo i grafi faremo un paio di dimostrazioni, però non è questo il momento. Allora, qual è il discorso? Innanzitutto l'equazione di ricorrenza, per poter applicare questo teorema, che tra l'altro si chiama anche teorema fondamentale delle ricorrenze, perché appunto è applicato per calcolare le complessità asintotiche degli algoritmi ricorsivi, l'equazione di ricorrenza deve essere in questa forma. Se non è in questa forma, e allora dovete applicare l'induzione, oppure l'iterazione, oppure qualche altro metodo per calcolare la complessità asintotica. Quindi, giusto giusto per puntualizzare, ad esempio, Fibonacci non rispetta questa forma, quindi non possiamo usare il teorema master per Fibonacci. Invece, ad esempio, l'algoritmo di ricerca binaria c più t di n mezzi rispetta la formula quale? La forma questa qui, cioè
l'equazione di correnza deve essere, deve apparire una chiamata ricorsiva, una, quindi questa è una ricorsione lineare, non è una ricorsione multipla composta in cui ci sono più di una chiamata ricorsiva, una sola chiamata ricorsiva, t di n su b, quindi l'insieme di dati su cui si sta facendo la ricorsione non si deve ridurre n-1, n-2, n-c, ma si deve non dimezzare, si deve dividere. Infatti questo approccio, questo teorema Master, si applica agli algoritmi che vedremo a breve, che usano la tecnica del divide e timpera. Lo dice la parola divide, ci deve essere una divisione dei dati durante la ricorsione, quindi n diviso b. B è un parametro, cioè una volta sarà 2, una volta sarà 3, una volta sarà 4, è quello che è, dipende dal problema. A è il coefficiente moltiplicativo, quindi quante chiamate identiche ci sono della stessa ricorsione. Quindi sì, prima sono stato forse un po' troppo rigido, che ci deve essere solo una chiamata ricorsiva. Ci deve essere solo un tipo di chiamata ricorsiva, cioè la stessa chiamata ricorsiva può apparire più volte, infatti questo coefficiente moltiplicativo, se fosse 2, significherebbe che appare 2 volte, però deve essere la stessa chiamata ricorsiva. Nel caso di Fibonacci invece è t di n-1 più t di n-2, sono due chiamate ricorsive diverse, con dati diversi. Okay? Più f di n significa che f di n sta per un'altra componente dell'algoritmo, che ha una sua complessità che può essere quella qualunque. Quindi questo f di n sarebbe il resto dell'algoritmo non ricorsivo. Quindi potrebbe essere un ciclo, potrebbe essere una costante, questo potrebbe essere uno di 1, potrebbe essere uno di n, qualunque cosa sia, questo è il resto che sta oltre la ricorsione. Quindi se l'equazione di ricorrenza è questa formula, allora a soluzione t di n uguale a teta n logaritmo di b per a. Se f di n è una grande di questo qua, è inutile che la leggo, ragazzi, perché tanto non ci capiamo finché non ci proviamo. Qual è il significato? Che la f di n la fa da padrone insieme ai coefficienti a e b. Perché io devo verificare che se f di n è una grande di n logaritmo in base b di a meno un certo epsilon, per un certo epsilon esiste un epsilon tale che, allora se vale questo, la t di n è una teta di, anzi, se invece vale quest'altro, la t di n è questa, e per esclusione se vale quest'altro, la t di n è questa. E questo è il bello di questo teorema, che queste tre condizioni sono mutuamente esclusive e sono un partizionamento delle possibili complessità. Che significa? Che se io verifico questa e non la verifico, provo questa e non la verifico, questa posso anche in maniera zelante verificarla, ma per esclusione si ottiene questo caso. Quindi sono tre casi mutuamente esclusivi. E questo è il bello. Io devo soltanto verificare che la nostra f di n sia una certa o grande, una certa teta, o una certa sigma. Se verifico questo, vale questo, anziché questo, vale questo, oppure questo. Facciamo degli esempi. Allora, io adesso vi giuro, potete credermi, non credermi, io non ho una grande memoria, anzi ho una pessima memoria. Quindi lungi da me ricordarmi, nella prossima slide ci sono, credo, magari non mi ricordo nemmeno se nella prossima slide, ci sono degli esempi. Questi esempi io li voglio fare con voi, così magari anche se sbaglio, sbaglio insieme a voi. Ok? Quindi vorrei che voi adesso lavagna di oggi, vorrei che adesso voi mi sottoponeste dei casi, delle equazioni di ricorrenza che stanno nella slide successiva, e noi su questi casi applichiamo il teorema master, quindi questo qui. Quindi dovete essere voi adesso a dettarmi uno di questi casi. Potete anche dettarmi l'ultimo, se non vi fidate che non ricordo a memoria, potete dettarmi anche un caso diverso da quelli delle slide. Basta che mi dettate qualcosa. Aspetto un vostro intervento, perché io non posso andare a prendere quei casi in cui c'è la soluzione, non voglio spoilerarmi la soluzione. Quindi, t di n uguale. Dai. Dovete soltanto leggere uno dei casi che sta in quella slide. La prossima. Dai. Io non vado avanti se nessuno mi dà.
La TDN. Dai, ragazzi. N più 2T, N mezzi. Mazza come ti dice leggi brutto, ecco qua. N più 2T di N mezzi? Sì? Sì. Sì, le parentesi fanno un po' schifo. Sono un po' pignolo. Benissimo. Bene, la nostra FDN, qual è la nostra FDN? La nostra FDN è N, cioè quello che sta fuori dalla ricorsione. Quindi la nostra FDN è N. Il nostro A è uguale a 2, A è il coefficiente moltiplicativo della FDN, e il B, che è il coefficiente, è il divisore della ricorsione, è uguale a 2. Scusate, magari le faccio un po' più piccole. Fa vedere che stiamo risolvendo questo caso. Benissimo. Allora, adesso noi ci dobbiamo chiedere, ma la nostra, chissà se ci sta l'uguale con il punto interrogativo. Ovviamente non ci sta, però posso fare una cosa di questo tipo. Ecco, un trucco. Per caso, la nostra n, la nostra f di n che è uguale a n, è una, adesso mi serve manco io lo so, il teorema master a memoria. Nessuno di voi deve imparare la memoria. Il teorema master è come un manuale, uno va lì e verifica. Figurati se uno può ricordarsi a memoria queste cose. Quindi dobbiamo verificare, per caso la nostra f di n, che nel nostro caso è n, è una O grande di n logaritmo base b a meno epsilon? Allora, è per caso una O grande di n al logaritmo in base b di a meno epsilon, quindi fatemi chiudere questo, se no faccio confusione. N alla, n alla logaritmo in base b uguale 2 di a, cioè 2 meno epsilon, per un certo epsilon. Esiste un epsilon maggiore di 0 tale che, beh ragazzi, questo sarebbe equivale a chiedersi, lo svolgiamo il logaritmo, mica siamo imbecilli, non lo facciamo così. Questo sarebbe il logaritmo in base 2 di 2, cioè è 1. Quindi ci stiamo chiedendo se questo per caso è una O grande alla di n alla 1 meno epsilon. Per dato un epsilon maggiore di 0, che ne so, un epsilon piccolo, anche 1, 0, virgola, ma però a questo punto dovete rispondermi voi. N è maggiorata asintoticamente da n alla 1 meno qualcosa? A prescindere mo da quale epsilon. Rispondetemi sì o no, altrimenti No, non è. no. No, assolutamente. No, no, non può essere, no? No, assolutamente. Quindi andiamo avanti. Quindi adesso mi chiedo, quindi non siamo nel primo caso dell'algoritmo. Adesso mi chiedo, teorema master. Per caso la nostra f di n è una teta di n logaritmo in base b di a? È una, beh, è una teta maiuscolo di n logaritmo in base 2 di 2 senza epsilon? Non so perché ci sta. Cioè è per caso una teta di n alla 1? Ragazzi, ce l'avete davanti, cioè Sì. n è asintoticamente n? Grazie a Piffero, certo, assolutamente sì. Ho scritto un carattere matematico, no? E sì, allora qua c'era a uguale 2, a uguale 2, b uguale 2. Allora. Significa, il teorema master ci dice che T di n, visto che abbiamo trovato il caso,
è una teta di n logaritmo base b di a per logaritmo base 2 di n. Quindi t di n è una teta di n log in base 2 di 2 per log in base 2, come l'ha fatto la base, di n, cioè teta di n log n. Oh, finalmente, è un po' difficile usare question editor. Benissimo. Quindi mi pare l'abbiamo risolto questo, no? Primo caso l'abbiamo risolto. Coincide con quello della slide? Io non lo so. È giusto? Vabbè, ragazzi, l'abbiamo risolto. Secondo me è giusto, ma non lo so se coincide o no con quello della slide, ma a me sembra giusto come ragionamento. Quindi questo è il primo caso. Ok? Andiamo avanti. Quindi prossimo caso, dettatemi l'equazione di ricorrenza. Non è n più n2t n mezzi. C più 3 che moltiplica t che ha come argomento n noni. N noni. Quindi la nostra f di n è uguale a c. Il nostro a è uguale a 3. E il nostro b è uguale a 9. Okay? B è il divisore, a è il moltiplicatore e f di n è quello che c'è oltre la ricorsione. Quindi ci chiediamo, la nostra f di n, dobbiamo partire sempre dal primo caso del teorema master. Per caso c è una o grande di n logaritmo in base b, logaritmo in base b, quindi logaritmo in base 9 è no. Logaritmo in base 9 di 3 meno epsilon, quanto fa logaritmo in base 9 di 3? Rispondetemi bene, se no Corbo lo vado a chiamare subito. Un mezzo. Bravo, un mezzo. Quindi n alla un mezzo meno epsilon. Quindi la nostra funzione c, che è una costante, è maggiorata asintoticamente da n alla un mezzo meno epsilon? Sì o no? È una costante. Sì. Direi di sì. Sì. Quindi, allora t di n. Allora t di n, teorema master ci dice che è teta di n logaritmo in base b di a, quindi logaritmo in base 9 di 3, senza logaritmo di n. Quindi questo è una teta di un mezzo, n alla un mezzo, cioè, ma non so come si fa. Fa così? Dice di n? Quindi la nostra t di n è si comporta asintoticamente come radice di n, quindi la classe di complessità in questo caso è radice di n. Prima era n log n, adesso è radice di n. È giusto? No, spero di sì. Sembra tutto giusto il ragionamento. Ok, prossimo caso. T di n è uguale. Ragazzi, prossimo caso. N più 3 che moltiplica t sempre t noni. Ah, ok. Quindi A e B sono sempre 3 e 9. E allora dobbiamo sempre chiederci, f di n, che stavolta non è c, ma è n, è maggiorata asintoticamente da n alla un mezzo meno epsilon? Ragazzi, ma n può mai essere maggiorata da n a un mezzo meno qualcosa, che è più piccolo ovviamente di 1? Insomma, non ve lo chiedo, ma siamo tutti d'accordo che assolutamente no. Se non è no, devo chiedermi il secondo
il secondo caso dell'algoritmo del Trema Master. Per caso n è una, dice il Trema Master, per caso è una teta di n logaritmo in base b di a, cioè è una teta logaritmo in base 9 di, mannaggia, logaritmo in base 9 di 3, cioè per caso è una teta di radice di n, ovvero n si comporta asintoticamente esattamente come radice di n, ma manco per il cavolo. Ovviamente non è possibile una cosa del genere. Beh, ragazzi, se non vale il primo, non vale il secondo caso, per esclusione vale il terzo. Quindi potremmo fermarci qua, però in maniera pedante, anzi no, ci fermiamo qua perché io voglio farvi anche il divide et impera. Però, insomma, si poteva verificare facile perché, la nostra FDN, che sarebbe la nostra FDN è N, è per caso una sigma, cioè limitata inferiormente di n logaritmo in base b di a meno epsilon, cioè n è limitata inferiormente da radice di n, anzi n alla un mezzo meno epsilon, e beh sì ragazzi, è normale, è di ordine inferiore, n è di ordine superiore rispetto a n alla un mezzo meno epsilon, quindi si verifica facilmente anche questo caso. Quindi vabbè, lo facciamo, insomma, non è difficile. N è per caso una sigma, no, non così, no, è come quella lettera, non è sigma, omega, ho sbagliato, è omega, giusto? Omega, non è sigma, è una omega di n logaritmo base 9 di 3 meno epsilon. Cioè è una omega di n alla un mezzo meno epsilon, epsilon, assolutamente sì. Allora, t di n uguale, il teorema Master ci dice che è una teta di f di n. Quindi è una teta di f di n e n, teta di n. Ok ragazzi, spero che questi tre esempi, ma non saranno gli unici, perché più avanti nel corso faremo algoritmi ricorsivi e li risolveremo tutti con il teorema master, quindi lo applicheremo ancora il teorema master, ok? Però spero che questi tre esempi abbiano un po' dato l'idea di come si risolvono queste complessità. Bisogna caso per caso verificare e quindi tornano utili le notazioni che abbiamo introdotto la volta scorsa, ok? Chiudo questo per adesso, è salvato, quindi sta su Drive. Bene. Ok, qua c'erano gli spoiler. Sì, abbiamo fatto tutto bene. Ok, va bene. Il riepilogo lo salterei perché tante volte abbiamo riepilogato in tutte queste lezioni da una singola ora. A voi e a te quante volte abbiamo riepilogato. L'unica cosa da dire, ragazzi, ricordiamoci che non abbiamo esaurito l'argomento della complessità, cioè noi abbiamo fatto ipotesi semplificative, ma ci sono cose più sofisticate da tenere conto. Per esempio, se noi stiamo facendo, e le basi di dati lo fanno, una base di dati, quando adopera i suoi algoritmi, li adopera sul disco, e il disco non si comporta, il disco fisso, quindi mo ci sono gli SSD. Ecco, mo ci sono gli SSD, però fino a un po' di tempo fa c'erano i dischi, quelli che girano, gli hard disk, ok? Dischi magnetici, che erano molto più lenti, avevano dei tempi di accesso e di latenza molto diversi dagli attuali dischi allo stato solido. E quindi bisognava tenere conto, bisogna comunque ancora oggi tenere conto della gerarchia di memoria, cioè se noi stiamo facendo una ricerca in un vettore, non tutto il vettore sta nei registri della CPU addirittura. Magari una parte sta nella cache, una parte sta nella RAM, una parte magari sta sul disco. E allora bisogna tenere conto anche dei trasferimenti di memoria. Poi ci sono gli algoritmi in cui c'è una componente casuale, cioè che significa componente casuale? Che l'algoritmo stesso non si comporta in maniera deterministica.
Pensate, per esempio, all'intelligenza artificiale per giochi che hanno una componente deterministica, quindi come 2048, Bejeweled, eccetera. E ovviamente nessuno vi chiede di calcolare la complessità dei vostri progetti, non è quella una domanda che vi faccio. E poi l'analisi ammortizzata, questa è una cosa carina, di cui parleremo più in là, perché ci sarà un momento in cui riprenderemo questo discorso. In sostanza vi posso dire che l'analisi ammortizzata significa algoritmi che non si comportano sempre nello stesso modo perché hanno memoria delle sessioni precedenti. Cioè, per esempio, Google, il motore di ricerca, se qualcuno fa una ricerca particolare, il risultato viene messo in sostanza da parte e viene poi recuperato quando un altro utente fa quella ricerca. Quindi, magari la prima volta che si fa quella ricerca ci impiega di più, la seconda volta impiega di meno. Quindi, questo significa analisi ammortizzata, analisi nel tempo del comportamento dell'algoritmo. Bene. Argomento di chiusura di oggi è un caso, ma ne faremo tanti altri, che applica la tecnica di divide e timpera. Allora, cos'è la tecnica di divide e timpera? Quindi entriamo nel modulo di tecniche algoritmiche. In questo modulo noi vediamo una serie di tecniche per risolvere problemi, ma sono tecniche del tutto generiche, cioè l'unico modo per impararle è quello di applicarsi e fare degli esempi. Per esempio, la tecnica di divide e timpera è spiegata in una slide, ma non vi dice molto se prima noi non facciamo un esempio. Quindi è una tecnica top-down che consiste in tre passi e prende ispirazione dall'esercito romano, dalla strategia bellica dell'esercito romano. Dividere il problema in più sottoistanze. Quindi anziché affrontare l'intero esercito, l'intero problema, lo divido in sottoproblemi. I sottoproblemi li risolvo ricorsivamente, che significa che a un certo punto questi problemi sono così piccoli, l'esercito avversario si è diviso in falangi così piccole che posso sconfiggerle una ad una. Poi c'è la parte di combina. Una volta che io ho risolto piccoli problemi, queste soluzioni le metto insieme per formare la soluzione al problema più grande da cui quei problemi erano derivati. Ok, ma se io mi fermassi qui, voi che avreste capito della tecnica divide e timpera? Avreste ricordato sicuramente l'analogia dell'esercito romano, ma niente altro. Quindi cominciamo a fare degli esempi. Il primo esempio che vi faccio è la ricerca binaria, perché è un algoritmo che abbiamo già, l'avete fatto in maniera iterativa e l'abbiamo addirittura simulato in maniera ricorsiva. La ricerca binaria, ragazzi, in cosa consiste? Consiste nel dividere, per esempio, il dizionario, se state facendo la versione di latino o il tema l'italiano, dividere in due parti l'insieme di dati. E ogni volta che dividete andate a vedere se per caso nel mezzo dove state dividendo siete stati così fortunati da aver trovato l'elemento da cercare. Quindi il divide è appunto divide a metà. Qual è l'impera? L'impera è che a un certo punto, dividendo, 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 arrivate ad un insieme di dati così piccolo che o è quello l'elemento da cercare o siete sicuri che non sta da nessun'altra parte. Questo è l'impera. E qual è il combina? Il combina non sempre c'è. In questo caso il combina è semplicemente la propagazione, l'abbiamo vista quando abbiamo fatto la simulazione nella memoria della ricerca binaria, la propagazione dell'informazione di trovato o non trovato. Se l'ho trovato, lo propago al mio chiamante, il mio chiamante al mio chiamante, e così via. Questa informazione, cioè che l'hai trovato oppure no, arriva fino in cima. Facciamo adesso però un nuovo algoritmo di divide e timpera, ed è un algoritmo di ordinamento. Questo algoritmo si chiama Merge Sort ed è uno dei più importanti insieme al Quick Sort. Direi che sono insieme all'Ipsort, sono i tre più importanti della classe di algoritmi più efficiente rispetto a Bubble, Selection e Insertion Sort. E come funziona? Ragazzi, divide e timpera dovrebbe ricordarvi appunto di dividere il problema in sottoproblemi, risolvi ricorsivamente i sottoproblemi, quindi vi ricorda che è una tecnica che ha a che fare con la ricorsione. Ora, non c'è un'equivalenza, cioè la ricorsione non è sempre di divide e timpera. Per
Fibonacci è un algoritmo ricorsivo che abbiamo visto, non usa la tecnica di divide e timpera, nemmeno gli algoritmi che abbiamo fatto in classe. Abbiamo fatto la ricerca di un elemento, mi pare, il minimo, non mi ricordo adesso, però non erano algoritmi di divide e timpera. Okay? Lo era invece la ricerca binaria e lo è il merge sort. Ora ricordate il mio insegnamento quando si parla di ricorsione. La ricorsione significa un approccio pigro, quindi mi hanno chiesto di ordinare una sequenza di elementi. Ora però io sta sequenza di elementi, io non la so proprio ordinare. Allora, siccome io non lo so fare, divido il problema in parti più piccole, sperando che a un certo punto lo saprò fare. È un po' quello che abbiamo fatto quando abbiamo svolto l'implementazione in classe di quegli algoritmi ricorsivi. Io mi arrendo, non lo so fare, il problema lo faccio un po' più piccolo fino a quando lo so fare. In questo caso, se io divido una sequenza di elementi in due sottoparti, e ciascuna in due sottoparti, e ciascuna in due sottoparti, a un certo punto arriverò, come nella ricerca binaria, ad una sequenza di elementi formata da un solo elemento. Pensate quanto è pigro il merge sort. Per ordinare, pretende di dividere in due parti ricorsivamente l'insieme di dati. E quando l'insieme di dati è formato da un solo elemento, dice ok, l'ho ordinato, ce l'ho fatta, eccolo qua. Beh, è ovvio, capitan ovvio. L'insieme di dati formato da un elemento è per definizione già ordinato. Vedete com'è pigro questo merge sort, com'è pigra la ricorsione. Quindi guardate il merge sort, anche guardate com'è elegante nel praticamente 5 righe di codice. Il merge sort ordina un array. E serve comunque, ricordate, negli algoritmi ricorsivi serve sempre un range, un intervallo di valori, quindi l'indice del primo e l'indice dell'ultimo entro il quale sto operando. Quindi inizialmente i sarà 0 ed f sarà numero di elementi meno 1. Quindi merge sort di array tra il primo e l'ultimo elemento. Ora, se gli indici si sono scambiati, io termino. Perché si possono essere scambiati gli indici? Perché nel dividere io potrei aver diviso un insieme vuoto e se divido un insieme vuoto gli indici probabilmente si scambiano, come nella ricerca binaria. Quindi se io ho due indici scambiati, cioè che i anziché essere più piccolo è maggiore o uguale di f, allora significa che ho diviso addirittura un insieme formato da un solo elemento, ho diviso un insieme vuoto e quindi non c'è più niente da fare. Se invece non è così, allora c'è da dividere. Dividere come nella ricerca binaria, i più f diviso 2, cioè divido in due parti. M è l'indice di metà. E guardate come è pigro il merge sort. Per ordinare questo array tra i ed f, io chiedo aiuto alle copie di me stesso, ricorsione. Per favore, ordinami tra i ed m, cioè la parte di sinistra. Per favore, poi, ordinami la parte di destra. Ora, a questo punto, ragazzi, questo merge sort invocherà un altro merge sort che però andrà a dimezzare e dimezzare e dimezzare. A un certo punto, che succederà? Che questi indici si scambieranno perché probabilmente l'insieme di elementi è formato da un solo elemento. Beh, se è formato da un solo elemento, allora il fatto che io restituisca significa quel return, ragazzi, è l'impera. Cioè, divide significa dividi in due, dividi in due, dividi in due. Impera significa risolvi il problema. Noi quando è che risolviamo il problema? Lo risolviamo quando l'insieme di dati è formato da uno solo elemento o zero elementi. E diciamo che è già ordinato. Ecco che significa return. Return significa ho finito, eccolo qua, è già ordinato l'insieme di dati su cui stavo operando. E vabbè, ma sei scemo, quello è l'insieme di dati formato da un elemento o da zero elementi, e beh. Quello è ordinato perché è qualcosa in contrario. Quindi questo è impera. A questo punto chi è che fa il grosso del lavoro? Il divide si limita semplicemente a dividere a metà in due parti. L'impera è praticamente la parte più furbastra dell'algoritmo, cioè una sequenza formata da uno o zero elementi è ordinata. È il combina che stavolta fa tutto il lavoro sporco, cioè se adesso io ho ordinato la parte di sinistra, e ho ordinato la parte di destra, cioè io qua ci arrivo quando queste due chiamate hanno terminato. Allora, se ho una metà ordinata e l'altra metà ordinata, fondo in maniera ordinata le due metà.
E questo è ben diverso da ordinare. È molto più facile fondere, adesso vediamo come, due metà che sono già ordinate. E questo lo fa la procedura ausiliaria merge. Quindi è il combina che fa tutto il lavoro sporco. Mentre nel caso della ricerca binaria il combina quasi non si vedeva, adesso è il combina che fa tutto il lavoro. Ecco perché nei divide e timpera, a volte è l'impera che fa qualcosa, a volte è combina, a volte tutte e due. Comunque ci sono tutti e tre, magari è difficile vederli, ma ci sono sempre. Il divide si vede perché è praticamente la ricorsione che opera su una sottoparte del problema, divisa però, non n-1, diviso 2, diviso 3, in questo caso è diviso 2, si vede perché ci sono due chiamate ricorsive, su una metà e sull'altra. L'impera in questo caso è un semplice return e il combina è la fusione ordinata. Come funziona la fusione ordinata? Ragazzi, c'è tanto codice qua, ma non spaventiamoci, perché questo è un algoritmo che si chiede anche a fondamenti di informatica può capitare all'esame, non so se a voi è capitato, di chiedere siano date due sequenze di ingresso ordinate. Si implementi una procedura che fonde le due sequenze ordinate in un terzo array dato da allocare, quello che è ausiliario. Quindi merge prende l'ingresso A e prende l'ingresso cosa? Le due sequenze, I1, F1, la prima parte, ed F1, F2, la seconda parte. Quindi il nostro I2, cioè la seconda parte, I2 coincide con F1. Cioè noi abbiamo, siccome le due parti sono adiacenti, questa è l'ipotesi del problema, che comunque sono adiacenti le due sottometà, l'indice destro della prima metà coincide con l'indice sinistro della seconda metà. Abbiamo bisogno di un array ausiliario da allocare di dimensioni pari alla somma di A e B, perché noi la fusione non la possiamo fare in loco, cioè dobbiamo prendere queste due sottometà, queste due metà, e copiare mano a mano gli elementi in un terzo array, in un secondo array, in un array ausiliario. E questo va allocato, quindi effettivamente se andiamo a vedere la nostra procedura. Ci sta l'allocazione in questo caso due array ausiliari, vabbè, poi dipende dall'implementazione, però ci sono comunque delle allocazioni di memoria e questo magari lo rende un po' sconsigliato come algoritmo se non ci piace allocare memoria. Però vabbè, questo è un discorso a parte. A questo punto, come funziona l'algoritmo? È inutile che andiamo adesso nel codice ad analizzare tutti gli indici, cerchiamo di capire il senso di questo algoritmo. Se noi abbiamo due sequenze ordinate e dobbiamo fonderle in una terza sequenza ordinata che contiene tutti gli elementi, ma se sono già ordinate basta prendere il minimo, cioè il minimo tra le due, le teste delle due sottosequenze, sarà l'elemento da inserire nella nostra terza sequenza. Quindi ci chiediamo, l'elemento di testa della prima sequenza è più piccolo dell'elemento di testa della seconda sequenza? Se è così, nel prossimo elemento dell'array ausiliario ci mettiamo l'elemento di testa della prima sequenza, altrimenti ci mettiamo l'elemento di testa, cioè il minimo della seconda sequenza. Questa cosa va avanti finché ci sono elementi da consumare in entrambe le sequenze. Quando non ci sono più elementi da consumare, succederà cosa? Che una delle due sequenze è vuota, l'altra ha ancora elementi, ma siccome sono ordinati, me li copio pari pari alla fine del nostro array ausiliario. O in un caso o nell'altro. E alla fine mi rimane da fare di copiare gli elementi dell'array ausiliario nell'array originale, perché io devo ordinare l'array originale, quindi mi è servito questo array ausiliario come copia temporanea, poi li devo riversare nell'array ausiliario. Questa cosa che complessità ha? Cioè, data una sequenza A divisa in due parti, la cui somma è n elementi, qual è la complessità asintotica di questo algoritmo? Bisogna estrarre il minimo ripetutamente dalle due sequenze, quindi se le due sequenze in totale hanno n elementi, io alla fine estrarrò n elementi, se hanno la stessa lunghezza. Se uno dei due è più grande rimarrà da parte, ma quella parte poi me la copio e quindi alla fine sempre n sono. Cioè, ragazzi, questo si vede anche a occhio che ci sta un solo ciclo. E poi qua ci sta in realtà un altro ciclo perché bisogna copiare gli elementi rimanenti. Alla fine, ragazzi, n elementi si devono esaminare, confrontare e copiare, non di più. Quindi la nostra TDN è uguale a O grande di n. Allora,
siamo pronti a calcolare la complessità computazionale di tutto l'algoritmo scrivendo l'equazione di ricorrenza. L'equazione di ricorrenza è se l'insieme di dati è uno solo elemento, allora 1, quindi t di 1 uguale 1. Qua non c'è scritto, ma vale sempre nel caso di t impera. Quando i dati sono pochi, la complessità è costante. E infatti return, complessità costante. Poi ci sta un passo di calcolo 1, poi ci sta t di n mezzi, t di n mezzi, e poi un altro t di n mezzi, quindi 2t di n mezzi, e poi ci sta una procedura ausiliaria che abbiamo appena detto essere o grande di n. Quindi a questo punto abbiamo 2t di n mezzi più o grande di n. Ma attenzione, questa equazione di ricorrenza è una delle tre che abbiamo risolto oggi prima nel foglio di calcolo. Quindi sappiamo da quel foglio, da quel foglio che l'equazione di ricorrenza 2t di n mezzi, dove stava 2t di n mezzi, quanto è lento Word, più n, nel nostro caso è una O di n, ha complessità asintotica n logaritmo in base 2 di n. E quindi ragazzi, abbiamo finito. Perché? Perché si può dimostrare in teoria che un algoritmo di ordinamento, per quanto buono uno lo vuole fare, ha un numero inferiore e limitato inferiormente nel numero di passi di calcolo da n log 2 di n. Che significa, ragazzi, che questa complessità che noi abbiamo trovato è ottima, cioè non si può realizzare un algoritmo di ordinamento migliore con una complessità asintotica più bassa di questa, perché questo è il minimo possibile per un algoritmo di ordinamento. Ovviamente è molto meglio di n quadro. Perché un miliardo al quadrato è un miliardo di miliardi, n log n sarebbe un miliardo per 6, 6 miliardi. 6 miliardi è molto minore di un miliardo di miliardi. E ovviamente per n che tende all'infinito questa cosa diverge ulteriormente. Quindi ragazzi, terminiamo la lezione qui perché non abbiamo più tempo. Però che abbiamo visto, e lo riprendiamo la prossima volta, che con il merge sort noi siamo in grado di abbattere la complessità computazionale degli algoritmi di ordinamento che voi conoscete, che era n quadro, l'abbiamo calcolata la volta scorsa. Adesso siamo passati a n log n, che è molto, ma molto più piccolo di n quadro per n grandi. Questo grazie all'approccio pigro della ricorsione, che in questo caso è la tecnica di programmazione di Vide e Timpera. Non c'è più tempo, però comunque abbiamo finito.